un modo alternativo di stampare. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Ritorna il corso di incisione di linoleografia. Oggi vi voglio mostrare una tecnica economica per stampare le vostre incisioni su linoleum. In moltissimi, sotto le lezioni precedenti o in forma privata, mi avete detto: Ombretta, questa tecnica è bellissima, ma per iniziarla occorre spendere un capitale tra colori, rulli, carta adeguata. Abbiamo paura di spendere troppo per poi provare una tecnica su cui non ci troviamo. Avete perfettamente ragione, e allora ho aguzzato l'ingegno della creatività e vi sono venuta incontro mostrandovi un accomodamento efficace da cui risultino delle bellissime stampe con ciò che già avete in casa. Della carta comune, anche della semplice carta da stampante, vedrete in video, io userò due carte, una carta un po' più pregiata e una carta proprio terra terra, e gli acrilici, i colori acrilici. Oggi stamperemo infatti non per i colori per la stampa, ma con i colori acrilici e su carta comune. Spostiamoci di là e andiamo a vedere l'effetto che ha. Ed ecco il materiale per stampare facendo una linoleografia con colori acrilici, con semplicissimi colori acrilici e una carta comune, una semplicissima carta che tutti abbiamo in casa. Allora, cosa ci occorre? Della carta, può essere la carta da stampante. Io qui ho il rullo disegno di Ikea di Enzo, questo è un rullo enorme, lo comprate 5 euro, questo è a metà più o meno, e questa carta è molto bella perché ha questo tono un po' paglierino, guardate, ve lo metto a contrasto con il bianco del fondo, che è molto molto carta buona tra virgolette, e quindi uso questa pur essendo una grammatura minima e una carta veramente scadente. Una matrice, ho qui l'incisione che abbiamo fatto insieme per Natale, l'ho ripresa anche se non è periodo, per farvi vedere poi la differenza tra questa che era fatta con i colori per linoleografia della Schminke e i colori acrilici, perché una differenza c'è ovviamente, però si può stampare e viene comunque bene. Se volete allenarvi e non ambire subito alla perfezione, si può anche risparmiare. La grande protagonista dell'acqua necessaria è una pennellessa a setole morbide, una bella pennellessa grande. Della carta per scaricare l'eccesso di acqua, gli acrilici di qualunque marca, certo più pigmentati sono migliore verrà la vostra stampa, quindi col Max Acryl della Ferrari io sono certamente più confortata che non con quello della Lidl. Un tappetino per rullare il colore e naturalmente il rullo, che costa veramente 2 lire ed è l'unica cosa, l'unico strumento da incisione che effettivamente ci serve. Questo l'ho preso su Banggood se non vado errata, ma lo trovate su AliExpress, su Banggood, e sono veramente ottimi. Cominciamo subito. Come prima cosa devo inumidire la carta, e allora prendo acqua, pennellessa, dei tovagliolini di carta, imbibisco le setole della pennellessa ben bene, generosamente, le scarico del troppo di quello che annegherebbe il foglio, quindi apro il foglio e bagnando passo velocemente su tutto, solo da una parte, bagno tutte le fibre della carta e lascio da parte. Nel frattempo sul tappetino per rullare preparo il colore, prendo questo rosa e lo metto con un po' di nero. Come vedete sto prendendo un colore buono e lo sto mescolando con un colore scarso, perché non mi importa, non voglio che sia un lavoro super di super qualità. Con il rullo, come sempre, preparo il mio colore, quindi lo mescolo. A questo punto passo il colore sulla matrice. Se il colore è troppo denso, con una goccia d'acqua diluitelo, e quindi diluite il colore sul rullo e poi passatelo sulla matrice. State attenti che il colore vada ovunque, proprio come quando fate le incisioni con i colori adatti. Prendo la carta e la poggio sulla tavoletta.
così. Con la pennellessa di prima, tenendo la carta ferma, passo nuovamente sopra. Così. Ok. Quindi prendo un foglio di carta comune da fotocopia, lo metto sopra il lavoro, con una mano tengo ferma e con l'altra, dall'interno verso l'esterno, pigio. Lavora solo una mano alla volta, non tutte e due contemporaneamente, perché sennò vi si sposta il foglio. Quindi, lavorata tutta questa parte, poggio l'altra mano e pigio. Ok? Perfetto. Tiro via e vediamo cosa ne è venuto. Ta-da! Beh, direi che la stampa è venuta anche molto molto evidente, troppo colore e troppo bagnato. Quindi adesso raddrizziamo il tiro, tanto ci è costata veramente 2 lire questa stampa e devo dire che sì, la definizione è un po' andata perduta, anche se la stampa è venuta molto bella secondo me. Rifacciamola. Quindi ribagniamo la carta. Riproviamo con meno bagnato, ribagniamo la carta, per adesso sempre su carta scadente, dopodiché vi faccio anche le prove sulla stessa carta con cui ho fatto i biglietti e su una carta simil album da disegno, in modo che voi possiate regolarvi e decidere quali fare e quali appunto sentire più vostre come possibilità. Carico ben bene il rullo. Perfetto, prendo la mia matrice che metto qua e la coloro perfettamente. L'acrilico ha una texture più spessa dei colori per incisione, quindi state attenti alla texture più spessa dell'acrilico che non vada ad insinuarsi tra le pieghe, cioè deve colorare ma non deve occupare gli spazi tra le cose in evidenza. Ok, tutto colorato, perfetto. Pulisco velocemente il piano da lavoro, se non sporco la stampa. Prendo la carta e la adagio così. Quindi prendo un foglio di carta qualunque, con una mano tengo ferma e con l'altra schiaccio delicatamente con movimenti rotatori dall'interno verso l'esterno. Non muovo le mani contemporaneamente perché sennò la carta potrebbe spostarsi. Tolgo la prima. Siamo pronti? E voilà! Beh, direi che la stampa è venuta e direi che è venuta molto molto simile, quindi questa con colori da per stampare sul linoleum, questa con colori acrilici comuni. Come vedete la differenza è proprio per esperti, cioè la nota l'occhio esperto ma non la nota sicuramente una persona comune. Metto ad asciugare questo e proviamo con carte ancora migliori. Questa, guardate che grammatura ha, adesso che è bagnata è trasparente. Se voi adesso la fate asciugare in piano, su un piano plastico o anche su un piano ligneo, insomma, che naturalmente non sia un buon piano da lavoro perché sennò ve lo rovina, lei rimarrà dritta, non vi preoccupate, perché è tutta bagnata da ambo i lati. Quindi io la poggio qui e la lascio asciugare. Nel frattempo, insieme a voi, faccio un'altra stampa su una carta un po' più spessa. Adesso invece proviamo sulla carta, sulla stessa carta con cui abbiamo fatto queste. Il colore cambia, ma la carta è la stessa, Quindi bagniamo. Questa carta, vi assicuro, va bagnata un po' di più, perché naturalmente è più spessa. Quindi bagniamola ben bene e mettiamola da parte. Con il rullo inserisco il colore
sulla matrice, prendo la carta e la adagio sul mio lavoro. Con una mano sto ferma e con l'altra massaggio e agevolo la stampa. Con l'altra sto ferma, massaggio e agevolo la stampa. Prima di togliere, bagno anche sul retro per far veicolare bene il colore. Sempre anche sul retro, non lo metto prima perché se lo mettessi prima questa carta mi si sfrangerebbe tra le mani, quindi paradossalmente è meno delicata l'altra, quella più scarsa, e tiro su. Tada! Direi che anche l'acrilico ci siamo. Quindi con l'acrilico è una carta umida, guardate che bei risultati, che non fanno per nulla desiderare i colori per incisione, per stampa. Allora, con i colori per stampa l'unica cosa è che il colore rimane brillante, vivido e squillante. Questi asciugandosi diventeranno un pochettino più matte, ma avranno la stessa tenuta. E poi con i colori per stampa è più facile rullare, è più facile non imbrattare la matrice, perché i colori per stampa hanno una texture molto sottile, quindi non occupano fisicamente gli spazi tra un taglio e l'altro. Questi invece, con gli acrilici, se il rullo non è ben scaricato, potrebbero far sì che tra uno spazio e un altro si vada a depositare una quantità talmente grossa di acrilico che poi la stampa viene tutta omogenea, ma sta alla vostra cura e alla vostra attenzione. Se ovviamente volete risparmiare, volete imparare, perché questo è anche il modo migliore per imparare, è meglio cominciare con una 500, vi dico sempre, prima di passare alla Ferrari. Allora provate così, come unico elemento un rullo. Il tappetino io l'ho comprato, non mi ricordo dove, un tappetino, un tagliere da cucina dell'IKEA, anzi sì, me lo ricordo dove. Tutto il resto lo avete a casa. Con i fogli d'album viene proprio così, uguale uguale, una via di mezzo tra le due, perché una grammatura in mezzo tra l'una e l'altra, quindi verrà benissimo. Divertitevi, nulla osta alla creatività se c'è la volontà di svilupparla. L'importante appunto è volersi divertire e voler sperimentare. Stampate con l'acrilico e carta comune e fatemi vedere le vostre stampe sulla pagina Facebook di Arte per Te, che vi linko qua sotto nell'info box. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao! Nostre stampe ad acrilico, credetemi, prima di provare non avrei mai pensato, neanche io. Devo dire che è una forma di stampa che mi piace tanto, perché viene leggermente meno netta della stampa fatta con i colori acrilici, e questa leggera sfrangiatura del colore mi piace un sacco, dà un tono vintage alle stampe che mi piace veramente moltissimo. Quindi per alcuni lavori credo che da oggi in poi sceglierò proprio questa tecnica d'acrilico. In più è ottimale per imparare a fare questa tecnica. Se non vogliamo investire un capitale, seppur minimo, in strumenti per la creatività, compriamo gli acrilici e usiamoli in tutte le possibilità che loro offrono. Questa è una di loro. Impariamo così e poi, se la tecnica ci prende, mano a mano compreremo tutti i materiali che comunque vi metto qua sotto, non si sa mai, vogliate andare a sbirciare. Il rullo costa veramente pochissimo, quindi quello comperatelo, perché vi serve sempre. Cioè, il rullo è uno strumento universale che serve con qualunque tipo di incisione, quindi utilizzatelo e compratelo anche su siti a basso costo, come vi ho detto
detto durante l'esplicazione del video. Io il mio l'ho preso su Banggood, per esempio, link qua sotto. Bene ragazzi, spero che questa tecnica di stampa economica ma efficace vi sia piaciuta. Mi raccomando, adattate tutte le tecniche alle vostre esigenze e alla vostra creatività. Non siate rigidi esecutori di un qualcosa di detto da altri, ma dal detto da altri traete forza, la forza che deriva dalla conoscenza, per poi allontanarvi e creare vostra volta e creare nuove esperienze da poter diffondere agli altri. Quindi è un arricchimento continuo, un po' quello che cerco di fare io qui sul canale. Arte per te del resto nasce come un canale di diffusione artistica teso non alla sponsorizzazione di prodotti o a farvi dilapidare un capitale, ma alla promozione del messaggio artistico anche nelle forme più semplici. E dire nelle forme più semplici non significa equipararlo a forme misere o inadeguate. Si può fare arte con tutto ciò che abbiamo sotto mano, l'importante è fare performare quel sottomano in maniera eccelsa. In questo voglio aiutarvi e soprattutto voglio trascinarvi in questo mondo colorato che, una volta che vi ha preso, non vi molla più. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto, stampami un bel pollice in su, condividi il video sulla tua pagina Facebook e soprattutto vienimi a trovare su Instagram. Ti aspetto, il link lo trovi qui sotto, il primo rigo nell'info box. Cliccaci e poi iscriviti. Dai, passate anche di là. E poi vi aspetto anche su Due Corona K e Ombretta, i miei altri canali. Detto ciò, non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!